La domanda che noi ci poniamo è la seguente: ma che cosa avrai in mente? Scusate, accendo un attimo. Eccolo qua. Massa, mi viene proprio qui. Che cosa avrai in mente, Monchi? Perché è chiaro che attualmente il tifoso è un po' destabilizzato, o c'ha qualche asso nella manica che non ci vuole dire. Perché ripeto, insomma, non tanto per Emerson Palmieri, che comunque, come vedi, cioè, non è che si è sentita la sua assenza, c'è Kolarov che assolutamente è più forte, non lo sta facendo rimpiangere. L'unica incognita, tra virgolette, è quanto può durare Kolarov, nel senso, comunque serviva un'alternativa di qualità anche per farlo rifiatare, quindi avendola venduta, chiaramente adesso comunque devi comprare un laterale sinistro. Poi può essere che te posso di darmi anno in prestito che può giocare ad ambo le parti, perché comunque è un destro che gioca a sinistra, eventualmente può giocare anche a destra, quindi andrebbe a risolvere anche il problema atavico del Bruno Perez. E quindi quello è uno. Poi invece c'è Edin Dzeko. E cazzo, Edin Dzeko, però, come abbiamo detto anche nello scorso video, parliamo di un centravanti di qualità che poi magari in questo momento può vivere un momento d'appannamento, ma è sempre, e lo voglio ricordare, l'attaccante più forte che ci abbiamo in rosa. Ricordo che noi fra qualche settimana ci abbiamo lo Shakhtar, per cui io presumo che tu voglia quantomeno provare andare avanti in Champions, voglia quantomeno provare a riagganciare il treno Champions qui in campionato. Ricordo che c'è la Lazio terza classifica, è un abominio, questo non si può sentire, però la Lazio sta facendo un gran campionato nonostante c'è la rosa più corta, probabilmente con meno qualità, però che cavolo gli vuoi dire? Cioè, sta a fare un grande campionato. A me mi duole dirlo, ma è così. Allora io dico, no, ma che cosa c'hai in mente, Monchi? Io spero che ci abbia un asso nella manica, perché non posso pensare che tu mi dai via Dzeko, mi prendi, provi a prendere De Lofeu, che per carità è un buonissimo giocatore, e poi affidi tutto il peso dell'attacco a Schick, che già parte ad handicap, perché comunque sappiamo che si deve ritrovare come calciatore. Non fa altro che dirlo anche Eusebio Di Francesco in conferenza, per cui Schick entra con un peso grossissimo addosso. Gli vogliamo affidare, lo vogliamo responsabilizzare? Va bene. Poi chiede alternativa a De Vrij. Che faccio? Mi metto a ridere adesso o aspetto dopo? Cioè, ragazzi, dove vogliamo andare con questo attacco così? Un po' leggerino, mi sembra. Non lo so, non so veramente che pensare. Voglio avere fiducia in Monchi, in tutto quello che ha vinto, in tutti i suoi trofei. Voglio sperare che lui già stia operando per giugno, però tanto c'è un campionato in corso, noi non ci possiamo permettere assolutamente. Poi vuoi sapere che ne penso? Io te lo dico quello che ne penso, che se il trend è questo, mo a prescindere che adesso se venda Dzeko, quasi sicuro credo, poi a giugno va via pure Nainggolan, cioè io se ne so quasi totalmente sicuro di questo, e se arriva un'offerta importante va via pure Strootman. E poi allora dopo che facciamo? Sbragamo tutto e ricominciamo da capo, perché la formazione che l'anno scorso è arrivata seconda, che comunque ha fatto il record dei punti, che ci poteva stare benissimo uno scontro fino alla fine, abbiamo perso, noi ci siamo smontati in una settimana, abbiamo perso un po' tutto, ma ci poteva stare benissimo un testa a testa con la Juve. A quella formazione mancava un paio di calciatori ed era perfetta, e quest'anno probabilmente eravamo la favorita per lo scudetto anche più della Juventus. In sei mesi è stato smontato tutto, smantellato tutto, e quindi bisogna ricominciare da capo. Però c'è sta una stagione da finire. Che facciamo? La buttiamo in merda la stagione perché dobbiamo far cassa? Non lo so, è per me una cosa proprio inconcepibile, non riesco proprio a capacitarmi del perché non hai fatto queste considerazioni a giugno. A giugno te potevo dare ragione, te potevo dare incontro, dici guarda, oh, Dzeko è capocannoniere, c'ha 30 anni, 31, quanti ce n'ha? Non rifarà più una stagione così, come in effetti si sta dimostrando, lo vendiamo adesso, ma no a gennaio. Non lo so, ditemi veramente, io so giorni che ci penso e invece impazzisco dietro. Datemi un consiglio, ditemi se avete capito qual è qual è il progetto, non tanto della società, quello si è capito da anni, ma De Monchi. Cioè, ma possibile che la gente viene qui e si dimentica come si fa il lavoro suo? Non credo. Oppure venga qui, lì a Siviglia, quello era un re, aveva vinto, non dico tutto, però insomma aveva collezionato belle vittorie e bei trofei, viene qui a smerdasse, improvvisamente a sputtanasse. Io non ci credo a questa cosa, quindi datemi un vostro giudizio, un vostro pensiero.
è una cosa molto importante. A giorni annunceremo l'app di Roma Crew. Mi raccomando, fondamentale che ce l'abbiate tutti, perché è un'app che raccoglie tutti quelli che sono appunto gli youtuber più forti che parlano della Roma, gli artisti più forti che cantano la Roma, tante belle iniziative, tanti contenuti inediti, e per cui al mio segnale scaricate l'app.